stato qualcosa di eccezionale. Oggi era, non era semplice, perché quelli che avevano tutti da perdere eravamo noi, invece abbiamo interpretato al meglio la nostra partita, eravamo coscienti di quello che c'era in palio e lo volevamo a tutti i costi e ci siamo riusciti. Non è per presunzione, ma noi fasanesi abbiamo una marcia in più, questa è gente fantastica, si respirava un'aria a settimana incredibile, ovunque andavamo eravamo presi d'assalto da tanta gente che ci chiedeva, ci incitava, e oggi hanno dimostrato l'attaccamento alla nostra squadra, che è qualcosa di incredibile. Alla fine della Coppa Italia mi avevi detto che quella era la più bella delle sette, se non sbaglio questo è il nono scudetto, allora dimmi come se ne vincono nove e se questo è il più bello. Ma sì, questo è stupendo, perché è vinto tra la mia gente in casa, tra virgolette, e avevamo l'obbligo morale di regalare questo scudetto. Personalmente è un risultato fantastico, nove scudetti sono tanta roba e sono felicissimo di continuare a vincere, soprattutto con la mia squadra. Ne avete retto per un tempo, poi siete calati di tono, forse anche l'assenza di Mario Sporci ci si è fatta sentire, ecco, cosa è successo? Mario sicuramente è una pedina molto importante nella nostra squadra, però sì, abbiamo retto il primo tempo, non siamo riusciti, loro si sono staccati e poi siamo crollati, diciamo, quando abbiamo visto che non è che abbiamo lasciato andare, però stavano sempre più due, più tre, non siamo riusciti a recuperare, poi loro hanno fatto un break, non so, è andata male. Il bilancio della stagione di Bolzano? Che ti devo dire? Due finali contro Fasano. In Coppa Italia l'abbiamo persa, lì forse meritavamo qualcosa in più. Invece oggi, dopo una sconfitta di 12, farei auguri a loro e non ho niente da dire.